Stiamo seguendo dalla palestra di roccia sto sentiero ripido, ma ripido. Siamo sugli alpeggi tra Migiandone e Anzola. Porca miseria, ma in piedi. Ma dopo. Stiamo proseguendo su sto sentiero assurdo, non ha niente da invidiare alla Val Grande. Tra rocce, burroni, un po' scivoloso. Vabbè, vediamo dove ci porta. A dopo. Siamo arrivati a sta roba enorme, paranoica. Sembra che la traccia prosegue di qua. Ragazzi, ma qui non ha niente da invidiare, ripeto, alla Val Grande, eh. È impegnativo e bisogna stare all'occhio anche. Si vede traccia del sentiero, lo vedi? Le hai visti? Sì, guarda lì, qui anche lì scavati. Porco can. Dopo. No, faccio ancora altri 3 gradini. Scavato, questo è scavato. Però c'è fa impressione. Ma che roba? Oh, di là si vede. Cos'è che si vede con l'oro? Guardalo là. Clor! No! Quello là è clor! Allora là, pizzo delle pecore. E poi il resto è tutto annuvolato. A dopo. Raga, che ambiente. C'è mica da scherzare qua, eh. Porco cane. Veramente, veramente severo. Good. Stiamo camminando da un tot, ma sempre su sentieri. A me sembra che va di qua, eh. O di qui o di lì, non so. Penso che forse. Adesso siamo arrivati in un grosso pianoro pietritico che abbiamo cominciato a vedere qualcosa, qualche segno rosso, ma proprio raro. Qua, vieni qua. Mari. Ah. Vado avanti per il segno. Adesso poi qua è scomparso ancora tutto. Vabbè, a dopo. Raga, siamo in mezzo a una foresta. Stiamo ravanando mica male. E non siamo arrivati ancora in nessun alpeggio. Ciaone! Ravanata! Sempre con una ravanata assurda. Abbiamo trovato ancora una traccia. Con un bollino rosso, ma. Oh, non si capisce. È una savana! E bisogna venire d'inverno, non si vede un cazzo. Com'è? Sì, ok.
A dopo. Ma dovremmo essere da qualche parte, vista la gradinata. È un po' di cielo azzurro, però. Oh. Ma che bello qua! Te lo devi guadagnare, minchia! Sotto è terribile! Io l'ho messo pure il lume. E non serve. Poi è in piedi, raga! Ma che roba, va dove va su? Adesso siamo arrivati, raga, bel passaggio su roccette, un pochino esposto, ma poco. Madonna, guarda cosa si apre qua, peccato che è nuvolo, eh. Che figata, ragazzi. Tetta le vipere, qua. Ma che passaggio! Che roba! Ah. Ferma! Andiamo! Madonna, raga! Passava con le bestie! Raga! Mamma mia, che vertigine, dè! Ah! Ma dov'è l'Alpe? Uè, ma sto Alpe! Godetevi il panorama! Peccato che i corni sono coperti, guarda là, Premosello con l'oro, tutta la Vallossola e il sentiero passa qua. Quella lì deve essere la cima di Migiandone, presumo, ma no, forse dico una cazzata, non lo so. A dopo! Noi siamo arrivati al primo muro di recinzione con questi grossi castagnoni. Ancora l'Alpe però non la vediamo. Minchia, dov'è sta Alpe? Ecco qua i muri di recinzione, grosso era, eh. C'erano dei bei castagnoni. Era bellissimo, spettacolare, solo in alto. Sì, però, solo il pezzo in cima. Buon raga, vedi, c'è tutto il muro di recinzione, vadalo qua. Molto grosso era l'Alpe. Peccato la vegetazione. C'erano dei grossi castagni, quindi raccoglievano castagne a tutto spiano. Buon, ci vediamo all'Alpe. Raga! Siamo arrivati! Che meraviglia questo castagno! Sì, ma che roba! Fantastico! Ecco l'Alpe Courtet! Ah! Mamma mia! Eccola! Madonna che bella che era! Tutta andata! Ecco la vegetazione, come si vede la mazzola! Eccola qua! Ma che prosegue? Arriva su all'altra Alpe, eh. Sì, ma c'è, mi sembra 600 metri di dislivello. Alpe Courtet, sul cartello. Buon, per oggi, per oggi basta, finisce qua.
A dopo. Ecco. Adesso entriamo nell'Alpe. Sì, io così grosso non l'ho mai visto. No, era enorme, eh. Siamo dentro nell'Alpe. Ma che castagno che c'era! Qui c'erano delle castagne da sballo. E dopo, ovviamente lo faremo quest'inverno perché adesso troppa vegetazione, proseguiremo all'Alpe, quello sopra che non so il nome. Ormai è già tardi, è tutto coperto dalla dalle felci. Era grosso, bello. Caratteristico, guarda col muro, col doppio tetto. Vadin 1948. Ecco l'Alpe. Una bella bagnata, una bella bevuta. Che bella scalinata. L'Alpe Curtet. C'era un grosso muro di recinzione. Recintava tutto il prato, ma andava giù fino in fondo, eh. Qua era tutto prato, con dei bei castagnoni. Adesso è già preso dalle feci, siamo già arrivati un po' tardi, vabbè. È bello lo stesso. Va che bello il biting dai formaggi! L'hai visto? Il biting di formaggi! Questo l'hai visto, va? Mica, ma che casone che era? Non può entrare. No. Cazzo. Ah, era bella, st'inverno, guarda, era recintato tutto, guarda. Oh, ciaone. Siamo ritornati al passaggio attrezzato per scendere. Ah, bello panoramico. A dopo. Stiamo facendo un bel giro ad anello. Stiamo scendendo dalla parte dove non siamo saliti. Bello questo, ma che valle. Minchia, ma che orrido. Bello, bello. Sti cazzi, ma che orridone! Bello, stiamo facendo un sentiero diverso da quello che abbiamo fatto in salita. Ottimo! A dopo! Passaggio del cazzo con un braccio, ragazzi! Bravissima! Passaggio proprio brutto, esposto anche questo.
Com'è Mari lì? Che brava che sei! Ciaone! Ma che orrido! Ragazzi, qua la Val Grande, qua non scherza, altro che la Val Grande! Porca vacca! E dopo... Ah, va! Ha finito il passaggio, cazzo, ma è tosto, Bravissima! Anche lì? Vai con calma, minchia, faccio fatica io con due braccia! Posto? Arrivo! Buon, escursione finita, lì c'è la falesia. Guarda lì. Da dove siamo partiti. E adesso andiamo alla macchina. Alla prossima. Siamo tirati una sgnaccherata. Perché siamo partiti che è un sentiero. In alcuni punti è una traccia d'animale, d'animali, scompare, una ravanata per trovarlo, e invece poi abbiamo trovato il sentiero facile che scende di là, tutto ben segnato, tutto bel pulito. Quindi è stato un bel giro ad anello, ma potevamo evitare la prima parte. Ho dovuto tagliare con la lama per passare, però è andata, ce l'abbiamo fatta. Alla prossima. Cos'è che mangi? Sono buone? Sono miste. I frambuse. Vado.